Buongiorno, bentrovati alla prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica, un'ampia pagina dedicata alla politica regionale perché la seduta del Consiglio prevista inizialmente questa mattina alle 10 all'Aquila è stata posticipata alle 15 ma potrebbe ulteriormente slittare per il lavoro che si sta svolgendo nelle commissioni. Fra i punti all'ordine del giorno una nuova legge elettorale, la nuova Pescara e i servizi minimi della TUA. Vediamo il servizio realizzato da Germana D'Orazio con l'intervista al vicepresidente della regione Giovanni Rolli. In questo consiglio, che probabilmente sarà l'ultimo consiglio che può prendere decisioni che non siano di pura ordinaria amministrazione, noi dobbiamo votare alcune leggi che ci portiamo dietro da tempo e sono importantissime. La più importante di tutte, ve lo dico francamente, è l'adozione dei servizi minimi per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, che è quello che ci consente di fare la trasformazione di TUA, cioè della nostra struttura pubblica, in una società in-house, interamente partecipata. Se così non facessimo, noi saremmo costretti a fare, come hanno fatto altre regioni, una gara. Poi sono le due leggi, l'Aquila capoluogo e la Grande Pescara. L'Aquila capoluogo è una legge che ci stiamo portando dietro in discussione praticamente all'inizio della legislatura, è una serie di misure a favore della valorizzazione di questa città per la sua funzione di capoluogo, compreso una indicazione di finanziamenti possibili. Poi c'è l'intervento, certo, anche sulla legge elettorale. Solo in Abruzzo, qualche anno fa, fu fatta una legge per impedire ai sindaci e ad altre figure istituzionali di potersi candidare, se non dimettendosi 7 giorni dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Era chiaramente una legge, no, adesso si parla legge ad personam, ma quella fu fatta una legge contra personam. Noi con questa modifica che prevediamo riportiamo in linea i diritti di questi cittadini con quelli degli altri, in linea, neanche in linea, perché gli diamo un periodo, noi abbiamo proposto 60 giorni. Presidente, facciamo chiarezza una volta per tutte sullo scioglimento anticipato del Consiglio regionale. A questo punto, se queste dimissioni arrivassero entro agosto, statutariamente che cosa prevede il Consiglio regionale per la nuova indizione delle elezioni? Prevede che il vicepresidente che diventa presidente, il presidente del Consiglio insieme al presidente della Corte d'Appello decidono la data delle elezioni sulla base di quanto previsto dalla legge regionale, la quale parla di almeno 120 giorni. Naturalmente io non posso qui fare previsioni, anche per un motivo di correttezza, perché questa è una decisione che dovrà essere presa collegialmente. Le elezioni sono sempre elezioni, è già successo che si è votato a dicembre in Abruzzo. Ovviamente votare in pieno inverno in una regione come l'Abruzzo, considerata la sua conformazione, diciamo il suo meteo, non è una cosa che fa, ma non è che avvantaggia questo o quel partito. Il problema è che non avvantaggia la partecipazione, che è una cosa che ci deve premere tutti quanti. E dopo l'ok in commissione regionale per la nuova Pescara arrivano i malumori dalle amministrazioni di Montesilvano e Spoltore nel capoluogo adriatico. Il sindaco Marco Alessandrini si dice invece favorevole al servizio di Vestina News. Con il governo D'Alfonso ormai in dirittura d'arrivo è arrivata ieri in extremis l'approvazione della legge sulla nuova Pescara da parte della Commissione Bilancio della Regione Abruzzo in attesa della discussione in Consiglio regionale. Se 4 anni fa con il risultato del referendum i cittadini diedero un'indicazione precisa sulla strada da seguire per la nascita della città metropolitana, la politica continua ad essere attraversata da sentimenti contrastanti. Nessuno si vuole opporre alla volontà popolare, ma nei fatti scetticismo e diffidenza, soprattutto dei comuni di Spoltore e Montesilvano, stanno rallentando il percorso di fusione. Se il progetto uscito dalla Commissione dovesse passare, nel 2019 un nuovo Consiglio regionale e le nuove amministrazioni di Montesilvano e Pescara si troveranno a dover completare il percorso avviato. Nel frattempo l'attuale amministrazione montesilvanese non ci sta a diventare periferica rispetto al capoluogo. Ma guardi, questo è un provvedimento tipico di chi prima di andare via vuole avvelenare i pozzi. Hanno avuto 4 anni di tempo per dialogare con i comuni interessati e per far capire ai cittadini cosa si volesse fare. Con lo specchietto dell'allodole dei risparmi
si vuole far credere che la qualità della vita di tutti i cittadini interessati possa migliorare. Così non è, perché sarà il caos più assoluto. Non vi è una sola riga nella legge che disciplina ciò che accadrà in termini di materie che i comuni hanno attribuiti. Io credo che di questo si doveva parlare, hanno avuto 4 anni di tempo, questo è solo uno spot. A storcere il naso è anche il sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, che punta il dito sul mancato coinvolgimento dei sindaci e dei consigli comunali. Io spero che i consiglieri regionali sappiano bene che cosa stanno votando, che cosa andranno a votare, perché poi i territori se ne ricorderanno di questi passaggi che loro fanno, ignorando quelle che sono le volontà delle amministrazioni chiamate in campo. Se oggi o domani passa questa legge, come dovrà muoversi il Comune di Spoltore? Ma noi come Comune andremo proprio alla fine di questa consigliatura, quindi noi andremo a fine consigliatura. Ma certo è che questo non significa proprio nulla, perché noi dobbiamo capire quali sono i tempi di attuazione. Di tutt'altro parere il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che crede fortemente in questo progetto, pronto a dare servizi migliori ai cittadini. Io penso che sia un atto epocale, perché la nuova Pescara non è ovviamente rivendicazione territoriale, ma la consapevolezza che oggi c'è bisogno di una ingegneria istituzionale diversa, più efficiente, e questo si ottiene mettendo insieme i servizi. È un percorso difficile, ma un percorso che noi abbiamo per esempio già iniziato per quanto attiene alla questione del ciclo integrato dei rifiuti. L'avvio del procedimento di fusione di 3 società pubbliche va esattamente in quella direzione, per poter appunto avere un soggetto più grande, più forte, in grado di erogare servizi migliori. E penso che questa sia la direzione giusta e attendiamo naturalmente con grande interesse il pronunciamento del Consiglio regionale. Restiamo alla pagina politica. La Federazione degli Ordini degli Architetti di Abruzzo e Molise, nell'apprendere dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio regionale del 10 agosto prossimo della nuova legge urbanistica regionale, lancia un appello a tutte le forze politiche in Consiglio affinché l'esame del disegno di legge venga rinviato dopo l'insediamento della nuova giunta regionale. Una norma importante per la nostra regione, di certo necessaria ma non priva di criticità, che vanno risolte con una maggiore condivisione con gli attori del territorio, non può essere approvata a fine legislatura, dichiara il presidente della Federazione Architetto Giustino Vallese. Il disegno di legge presentato a dicembre dello scorso anno, dopo le presentazioni ufficiali, non ha avuto nessun momento di confronto e condivisione, nonostante più volte federazione, ordini e associazioni hanno chiesto incontri e tavoli tecnici per superare le criticità irrisolte ed arrivare ad un risultato condiviso. Pertanto si chiede al Consiglio regionale di rinviare l'esame e l'approvazione della legge, passando il testimone al prossimo Consiglio regionale, che si insedierà presumibilmente a fine anno, in modo da poter condividere appieno le criticità rilevate e licenziare una legge urbanistica ampiamente condivisa con il territorio e con gli attori sociali ed economici dello stesso. Andiamo avanti. Il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio ha inserito nell'ordine del giorno la questione fondi dell'emittenza privata radio-televisiva, così come strutturata l'attuale ripartizione delle provvidenze statali in Regione Abruzzo, e a rischio la sopravvivenza della quasi totalità delle emittenti televisive. Vediamo il servizio. L'emittenza locale rischia di essere azzerata, e questo l'appello e questo l'allarme lanciato dal sindacato ma anche dagli editori abruzzesi in virtù del DPR 146 del 2017, che appunto penalizza una serie di emittenti che non rientrano in una graduatoria. Un appello al ministro del Mise, un appello a Di Maio da parte degli editori abruzzesi e da parte del sindacato dei giornalisti abruzzesi, a cui aderisce anche il Consiglio regionale. Come? Non va bene togliere il pluralismo dell'informazione in Abruzzo. In Abruzzo, come in altre regioni italiane, dove attraverso la pubblicazione di questo decreto verrebbe meno il piccolo finanziamento che permette a queste TV di sopravvivere. Quindi non va bene, vuol dire rimettere di nuovo il monopolio dell'informazione. Sappiamo in questo tempo che cosa vuol dire l'informazione, soprattutto con
la manipolazione che c'è sul sistema digitale, quindi diventa di fondamentale importanza far rimanere, aiutare soprattutto, ma sostenere le emittenti locali regionali, perché garantiscono un'informazione plurale, ma soprattutto perché riescono a dare un'informazione nel dettaglio, nel medio e nello specifico. A questo aggiungo anche che c'è tanta di quella occupazione nelle TV locali che verrebbe meno, quindi non va bene come se una piccola e media industria nel nostro territorio regionale venisse a mancare, quindi le istituzioni se ne debbono far carico. Io proporrò un ordine del giorno da inviare al governo e quindi al ministro del Mise, il ministro Di Maio, di farsi carico di questa situazione che riguarda non solo la regione Abruzzo ma tutte le regioni d'Italia, per risolvere sia il problema occupazionale ma soprattutto quello più delicato, che è l'informazione plurale, il dettaglio dell'informazione puntuale, ma soprattutto non far rimanere nelle mani di pochi l'informazione. Lasciamo l'ampia pagina politica, ora parliamo di cronaca e andiamo a Vasto per vedere le risultanze di una importante operazione della Polizia di Stato. È partita dall'esplosione di un colpo d'arma da fuoco contro il negozio Little Pet di Corso Mazzini a Vasto, avvenuta il 7 ottobre 2016, l'indagine denominata Clean Shirt, che ha portato all'arresto di 5 persone per i reati a vario titolo di spaccio e porto abusivo d'armi. Secondo le indagini del commissariato di Vasto, Cristina Spada, Achille De Rosa, Mirko Di Giacomo, Piero Di Carlo ed una quinta persona arrestata questa mattina in flagranza di reato erano personalità di spicco della criminalità locale. Le due centrali dello spaccio erano situate nelle abitazioni di Spada e di De Rosa. Stamattina a San Salvo i cani antidroga Arteon e Ketty hanno permesso di rinvenire 500 dosi che avrebbero fruttato sul mercato ben 35.000 euro per la cocaina e 25.000 per l'eroina. Nella perquisizione sono stati trovati anche 7.000 euro in contanti. Secondo il commissario Fabio Capaldo, il colpo d'arma da fuoco contro l'attività di Corso Mazzini era riconducibile ad una questione personale. Di Carlo e Di Giacomo, nell'aprile scorso, invece, erano già stati denunciati per detenzione di materiale esplodente. In auto avevano una bomba carta artigianale che, secondo gli inquirenti, sarebbe servita per altri attentati in città. Andiamo avanti perché è stata inaugurata ad Atessa la nuova ala della caserma della compagnia Carabinieri della cittadina in provincia di Chieti, la nuova ala destinata agli allievi ufficiali. Vediamo il servizio. L'attenzione dello Stato per tutta la provincia di Chieti sicuramente non è diminuita, anzi. Nella nuova distribuzione degli uomini sul territorio, la provincia di Chieti, le singole realtà, piccole realtà della provincia di Chieti hanno trovato la giusta attenzione. Quindi sicuramente il territorio della provincia di Chieti, che è al confine con la Campania e con la Puglia, è al centro delle attenzioni dell'Arma dei Carabinieri. Si è deciso il ripianamento di tutti gli organici. E dobbiamo ringraziare le amministrazioni comunali in particolare che ci permette logisticamente di poter affrontare questo sforzo, a dimostrazione che se tutte le amministrazioni, sia quelle locali che quelle centrali dello Stato, lavorano insieme, sicuramente si può offrire al cittadino quello che è giusto che il cittadino abbia, sicurezza per la strada. Comandante, lei ha anche detto che siamo al di sotto del 15% per quanto riguarda l'organico? L'organico delle forze dell'ordine in Italia è inferiore al 15% perché negli ultimi anni non ci sono stati arruolamenti con la spending review. Ora sono ripresi gli arruolamenti, sicuramente la situazione della provincia di Chieti per l'Arma dei Carabinieri è ottimale rispetto a quella del resto d'Italia. Quindi questa dimostrazione dell'attenzione che il Comando Generale ha per un territorio che molti considerano tranquillo ed è tranquillo, ma che deve essere mantenuto tranquillo. Quindi un territorio dove investire per mantenere un livello di sicurezza che sicuramente rispetto ad altri territori dello Stato è molto migliore. Soprattutto parliamo del ripianamento degli organi investigativi, delle aliquote radiomobili, quindi di quel personale che deve effettuare il primo intervento e che deve effettuare le attività investigative nel territorio. Allo stesso modo, proprio a dimostrazione della volontà dell'Arma di mantenere la presenza in tutte le parti del territorio dello Stato, verranno ripianate quelle stazioni nei piccoli paesi che sicuramente rappresentano e rappresenteranno per il resto, finché c'è l'Arma dei Carabinieri, lo Stato anche in piccole realtà.
Cambiamo pagina, parliamo di meteo e caldo e politiche agricole, perché proprio il caldo delle ultime settimane brucia la produzione di miele Made in Italy, con un calo stimato del 50% rispetto alla media degli ultimi anni per l'effetto del clima pazzo che ha stressato le api e compromesso le fioriture. E quanto afferma in una nota la Coldiretti sulla base di un primo monitoraggio sugli oltre 1.200.000 alveari sparsi nelle campagne italiane che impegnano 45.000 apicoltori tra hobbisti e professionali. Siamo di fronte, sottolinea la Coldiretti, ad un crollo a macchia di leopardo della raccolta dalla Sicilia all'Abruzzo, dalla Liguria alle Marche fino alla Sardegna e alla Lombardia, con punte anche dell'80% in meno rispetto alla media di alcune tipologie. Gli effetti del clima, rileva ancora Coldiretti, aggravano così il già pesante deficit registrato nelle 2017, quando la produzione di miele Made in Italy è risultata pari a 10 milioni di chili, uno dei peggiori risultati della storia dell'apicoltura moderna. Andiamo avanti, il sindaco di Casalbordino Filippo Marinucci lancia una provocazione sui social diretta alla Sasi: scalare il costo dell'autoclave da installare in casa per sopperire alle crisi idriche della bolletta dell'acqua. Ogni anno infatti rotture della condotta lasciano a secco i rubinetti in estate, quando sulla costa aumentano anche le presenze turistiche. Vediamo. Chiusure programmatiche, interruzioni idriche dovute a rotture, un fenomeno purtroppo non nuovo nelle estati di molti comuni costieri che hanno rubinetti a secco per ore nel corso della giornata. Ovvi disagi per turisti e attività commerciali. L'ultima interruzione dovuta alla rottura della linea principale Cerni-Casalbordino ha rappresentato però la classica goccia che fa traboccare il vaso, con Filippo Marinucci, primo cittadino di Casalbordino, che sul suo profilo Facebook ha lanciato la classica provocazione. Nel mirino la Sasi. La Sasi, scrive il sindaco, che sa che le sue reti idriche sono ridotte a un colabrodo, dovrebbe provvedere a un piano di ammodernamento e sostituzione, come già so che sta facendo, ma in tempi più rapidi. Propongo dunque una petizione popolare che chieda alla Sasi di decurtare dalla bolletta il costo di installazione di un autoclave con serbatoio e per tutti gli utenti che sono in regola nel pagamento della stessa, che regolarmente e puntualmente arriva. Solo così penso che gli utenti potranno accettare le scuse da parte della Sasi. Firmato il sindaco, e vai con i like e i commenti. E così il sindaco perse la pazienza? Sì, ho perso la pazienza, anche se comprendo tutte le cose ragionevoli della Sasi, perché con loro ho un rapporto giornaliero, soltanto adesso basta, perché l'estate, ogni estate abbiamo sempre lo stesso problema. La mia provocazione era proprio quella: non si riescono a fare le reti idriche perché è troppo grande il problema. Allora dotiamo ogni singolo cittadino dell'autoclave. Come la facciamo a gestire? Sicuramente c'è una bolletta, dalla bolletta si riduce la spesa e si dà a questo punto l'opportunità a ogni singolo utente di non avere più questo disagio. Nello stesso tempo la Sasi a questo punto potrà operare nel tempo sulle proprie reti idriche. È una provocazione che viene da un sindaco che ha una località del mare e puntualmente ogni estate ha questo problema. Un problema che dopo si ripercuote sull'utenza, sui balneatori, sopra i turisti, e già avendo diversi problemi in questa spiaggia di Casalbordino non voglio aggiungere problemi a problemi. E noi torniamo all'Aquila, perché dopo anni di lavori è stato riaperto il Parco del Sole, uno dei polmoni verdi della città. Sono state riaperte le porte del Parco del Sole dopo la lunga ricostruzione finanziata dall'ENI. Una riapertura provvisoria, ma annunciata da tempo, improrogabile per l'amministrazione. Sebbene infatti la maggior parte del parco sia pronto, ci sono ancora alcuni interventi da portare a termine. L'erba non è ancora perfettamente attecchita e rischia di essere rovinata con il nuovo passaggio. Il laghetto è da bonificare e la casetta all'ingresso è ancora transennata con il tetto pericolante. Nel resto del parco però fanno bella mostra di sé i nuovi giochi coloratissimi di ultima generazione, le attrezzature per il fitness all'aperto, il campo da basket rinnovato.
tante nuove panchine per godere dell'ombra e del magnifico panorama. Più di 200 nuovi elementi verdi tra piante e siepi. E introdotto dalle due semicolonne, il maestoso anfiteatro naturale, con la sua cavea di gradoni che assecondano il declivio della collina, fino ad arrivare alla scena, realizzata in pietra bianca e rosa, chiara citazione dei materiali di costruzione della Basilica di Colle Maggio. Il cosiddetto Amphitheater è stato firmato dall'artista newyorkese Beverly Pepper, la quale a settembre sarà presente all'inaugurazione ufficiale. Si tornerà a vivere un'altra parte della città importantissima, così come qualche giorno fa è stato aperto il nuovo emiciclo, quindi la villa, e il progetto che abbiamo qualche settimana fa approvato anche insieme alla sovrintendenza e alla Fondazione Castello Risparmio per quanto riguarda il Parco del Castello. Quindi ripartiamo dalle aree verdi, ripartiamo dai parchi cittadini per dare socialità e vitalità alla nostra città. E noi dall'Aquila ci spostiamo ad Avezzano, dove il Movimento 5 Stelle è critico nei confronti del progetto di piste ciclabili messo in campo dall'amministrazione De Angelis. Manca organicità nel progetto, secondo il consigliere comunale Francesco Eligi. Consigliere, ovviamente argomento di estrema attualità l'inizio, o meglio il prossimo inizio dei lavori circa la pista ciclabile della città di Avezzano. Il cantiere partirà a breve, ognuno ha detto la propria su questa pista ciclabile. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è a favore delle piste ciclabili in genere. Diciamo che la mia ultima uscita in tal senso è stata di alcuni mesi fa, appena venne presentato il progetto, ero piuttosto scettico in quanto la pista ciclabile non va da nessuna parte a nessuna parte, dicevo io, e anche se nel piano, nel PUT, è prevista l'implementazione di varie piste ciclabili, queste devono essere realizzate in tempi congrui e organici. Praticamente le piste devono diventare un'infrastruttura per la città e devono portare ipotesi da Antrosano a Borgovianova o alla zona industriale in maniera proattiva. Avere dei pezzi di pista ciclabile così come sono stati progettati e aspettare poi anni per averne un altro pezzettino aggiunto oggettivamente è un po' riduttivo. Siamo alla pagina della cultura, presentato ieri presso la cantina Zaccagnini di Bolognano, l'inserto dedicato alla nostra regione e alla scoperta dell'Italia in viaggio con Sereno Variabile, ideato da Osvaldo Bevilacqua che da 40 anni racconta le bellezze dell'Italia attraverso il programma omonimo. È stata anche l'occasione quella di ieri per dare qualche consiglio ad amministratori e cittadini abruzzesi. Stefano Recanati. Osvaldo Bevilacqua, per 40 anni ha raccontato le bellezze dell'Italia, ma lo farà in un libricino, un opuscolo per raccontare alla scoperta dell'Italia con le bellezze dell'Abruzzo. Che cosa ha scoperto qui in questa regione? Per me non è una scoperta, sì, a parte che l'Abruzzo è una scoperta ogni volta che ci torni, però certo si scopre sempre qualcosa in più dovunque, anche nel proprio paesino c'è sempre qualcosa da scoprire. L'Abruzzo ti offre tutto, c'è tutto. Che cosa manca all'Abruzzo? Tutto. È veramente una regione che è uno spettacolo, è una regione che va vista, amata, con passione, consumata. E allora le chiedo, che cosa manca a questa regione per colmare il gap con le altre? Io capisco tutti gli amministratori locali, i problemi che ci sono anche a seguito purtroppo di eventi nefasti. Io parlo già, vado indietro nel tempo, quindi parlo di 40 anni di attività. Tutti più o meno hanno fatto qualcosa, ma io dico sempre che gli amici abruzzesi non si rendono conto di questo petrolio, di questo tesoro che produce ricchezza, non se ne rendono conto. Non c'è mai stata un incontro, una riunione seria, un vertice che abbia dato poi dei risultati, se non convegni, simposi, chiacchiere. Ma non c'è mai stata una presa di coscienza di questa realtà, che cosa può produrre, gli effetti che può produrre. Per cui siamo andati avanti a chiacchiere, sì, qualche iniziativa, ma non c'è stato mai un coordinamento, una cabina di regia che avesse dato un input. Cosa manca all'Abruzzo? Manca questo, la strategia, ma una strategia regionale.
E siamo allo sport, al calcio in particolare, per parlare del Pescara, le prese tra Coppa e mercato con le ultime trattative in entrata e soprattutto in uscita per la dirigenza biancazzurra che vuole sfortire l'organico. Intanto domenica si tornerà in campo per la Coppa Italia nella gara valida per il terzo turno eliminatorio. I biancazzurri saranno impegnati alle ore 18 al Marcantonio Bentegodi di Verona contro il Chievo, dopodomani invece amichevole alle 17 al Rubens Fadini con il Giulianova. Vediamo il servizio. Si giocherà domenica alle ore 18 al Marcantonio Bentegodi di Verona la gara contro il Chievo, valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Team. Un nuovo probante test per la squadra di Giuseppe Pillon dopo la sofferta vittoria con il Pordenone. La sfida con i friulani ha messo in vetrina ancora un Pescara sperimentale, lontano dalla migliore condizione. Da rivedere la difesa con Gravion e Scognamiglio apparsi a tratti in difficoltà al cospetto degli avanti neroverdi. Ma più in generale resta da rivedere nel complesso la fase difensiva, considerando comunque anche le assenze dei vari Perrotta, Elizalde, Campagnaro e Del Grosso. A centrocampo già in buona forma Gaston Brugman, che resterà a Pescara. Ancora indietro di condizione Memushai e Magin. Luci ed ombre per l'attacco con l'ex romanista Antonucci, che ha mostrato personalità e buone giocate ma anche qualche errore nei disimpegni. Prova positiva per Mancuso e a fasi alterne per Andrea Cocco, che nonostante il gol segnato nella gara di domenica sera all'Adriatico è dato sempre in partenza. Sulla punta c'è infatti l'interessamento del Vicenza. Il Pescara poi, in caso di partenza dell'avanti di origine sarda, potrebbe poi puntare sul 35enne Nenè, svincolatosi dal Bari. In partenza restano anche i centrocampisti Ransford Selasi e Mattia Proietti, il difensore Michele Fornasier, la punta Luca Forte e l'esterno d'attacco Kevin Yamga. Nelle prossime ore dovrebbero poi arrivare in città Capone e Melegoni, che dopo una breve vacanza seguita alle fatiche con l'Under 19 si metteranno a disposizione della squadra. Intanto giovedì pomeriggio i biancazzurri torneranno di nuovo in campo al Rubens Fadini per affrontare in amichevole il Giulianova del presidente Bardolini. E dalla Serie B ci spostiamo alla Serie C per parlare del Teramo, infortunio più serio del previsto per il portiere Gomis, con la società biancorossa pronta a tornare sul mercato per acquistare un nuovo estremo difensore. Intanto domani sera si alzerà il sipario sulla Coppa Italia con i ragazzi di Zichella che affronteranno alle 20:30 al Bonolis la Fermana. Si è rivelato più serio del previsto l'infortunio occorso all'estremo biancorosso Gomis, con la società del presidente Luciano Campitelli, che potrebbe a questo punto decidere di tornare sul mercato per reperire un nuovo portiere, considerando che il giocatore senegalese dovrà star fuori per un bel po' di tempo. L'ecografia ha infatti evidenziato una lesione di terzo grado del quadricipite della gamba sinistra, con i tempi di recupero che si preannunciano non brevi per il portiere biancorosso Scuola Torino. Al suo posto il tecnico Giovanni Zichella farà esordire domani sera alle 20:30 al Bonolis contro la Fermana nella gara di esordio di Coppa Italia il giovane Vittorio Natale, classe 2001. Oltre a Gomis, nella sfida con i marchigiani mancheranno Caidi, che è influenzato, e Barbuti, infortunato. Sul fronte mercato, la trattativa per portare in biancorosso il jolly difensivo Alessandro Fiordaliso, anche lui scuola granata, dovrebbe chiudersi entro la prossima settimana. In uscita sempre Amadio, Tulli e Mancini. E intanto il Teramo pensa anche al nuovo campionato che partirà in ritardo. Il consiglio direttivo tenutosi ieri a Firenze ha infatti posticipato al weekend dell'1 e 2 settembre l'inizio della stagione, ma ha anche annunciato grosse incertezze che mettono in fatto a rischio l'inizio stesso del torneo. Per quanto riguarda i gironi del nuovo torneo, la formazione biancorossa dovrebbe essere inserita nel raggruppamento B assieme ad Albino Leffe, Feralpi Salò, Fano, Fermana Gubbio, Imolese, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, San Benedettese, Sud Tirol, Ternana, Triestina, Vicenza, Virtus Verona e Vispesaro. Ed è tutto per questa prima edizione del nostro telegiornale. L'informazione tornerà alle 19 con la seconda edizione. Grazie per averci seguito dalla nostra redazione e l'augurio di un buon proseguimento di giornata.